Io vi ringrazio molto per questa occasione di confronto su un tema che penso sia decisivo. Gasperini citava tra le Cassandre Marcello De Cecco, il quale descriveva l'intera parabola del Novecento come il trionfo e la nemesi della sovranità economica dello Stato. Quel secolo breve in realtà si trascinò poi per qualche anno, nei primi anni 2000, con diciamo, la falsa coscienza sulla crisi dello Stato, sulla fine dello Stato, che ha determinato delle scelte politiche ben precise. Dico falsa coscienza perché sappiamo benissimo che il consenso di Washington valeva per gli altri e spesso non altrove, spesso diciamo, alcune limitazioni della sovranità economica ce le siamo autoimposte per un deficit di cultura politica, a mio avviso. Però il punto in cui ci troviamo oggi mi sembra un po' diverso rispetto alla ricostruzione storica anche del passato recente. Dopo la crisi, noi assistiamo in realtà a un fenomeno diverso, che è il trionfo e la nemesi del ritorno dello Stato, mi verrebbe da dire. Se guardiamo alla luce di quello che sta accadendo oggi, nel rapporto tra Stato, intervento pubblico ed economia, retrospettivamente alle scelte compiute in quella stagione che spesso descriviamo di subalternità al neoliberismo, ma insomma, come dire. Quell'operazione di smantellamento dello Stato che noi abbiamo non solo subito, ma in qualche caso anche contribuito a determinare, si è presa una bella vendetta. Lo smantellamento dell'economia mista, le privatizzazioni che volevano aprire una grande stagione di produttività, di rilancio della nostra industria privata in difficoltà, ci hanno consegnato in realtà 20 anni di stagnazione nella nostra produttività nel paese. Una borsa che è italiana, che ha un livello di capitalizzazione molto molto basso e che è tenuta in piedi solo dalle poche imprese pubbliche che esistono, e così come il tema delle grandi imprese. Questo lo dico perché tra le cose che dovremmo cominciare a dirci anche tra di noi rispetto a quello che ci siamo trascinato, che piccolo sarà anche bello, o meglio, simpatico, perché diciamo piccolo spesso non aiuta e non ci ha aiutato nel nostro sistema. Io lo guardo anche oggi dalla prospettiva meridionale, ma non solo. Comunque questa vendetta si è compiuta per esempio nella discussione sul ritorno dell'IRI, che con Andrea Orlando abbiamo inaugurato qualche anno fa ormai, ma insomma sono tutti tasselli di un mosaico che ci dice che questo Stato, di cui avevamo dichiarato la fine, la morte, eccetera, sta tornando. Questo processo è un processo però che si apre a dei rischi se privo di un pensiero e di un'iniziativa politica progressista. Il primo è che c'è un ritorno dello Stato portato avanti dalla nuova destra. C'è un ritorno nero anche, un lato nero del ritorno dello Stato in termini di chiusura, di rafforzamento della deriva securitaria, di uno Stato inteso come capacità di chiudersi dentro dei confini e di proteggersi esclusivamente nella dimensione invece dello sviluppo. E questo lo vediamo oggi quando anche leggiamo i caratteri di una nuova destra che non somiglia, diciamo, a quella che abbiamo fronteggiato in una stagione precedente. Poi gli effetti in termini di politica economica non sono diversi perché non fa altro che restringere gli spazi di un'oligarchia, cioè la nuova destra si è nutrita nel consenso proprio della deriva oligarchica delle nostre società e delle nostre economie, ma che con le sue ricette non fa altro che restringere ancora di più le maglie di questa oligarchia, e questo apre, diciamo, uno spazio di contraddizione, di iniziativa politica enorme per noi. Ma la cosa che mi preoccupa di più, se guardo al presente, non è questo lato nero del ritorno dello Stato, è il lato grigio.
Cioè un ritorno dello Stato che torna in maniera, noi siamo passati dall'economia mista all'economia confusa, sempre come diceva qualcuno, e c'è questa confusione, la mancanza di, proprio per un deficit di pensiero sullo Stato, di iniziativa politica su questo, abbiamo, ricordavi Cassa Depositi e Prestiti che è diventata Istituto Nazionale di Promozione, noi lì abbiamo ammassato un armamentario di strumenti pubblici di intervento sull'economia, ma senza un commitment politico chiaro, discusso, aperto a un confronto democratico, il che diciamo ne riduce di molto le potenzialità di sviluppo, così come la discussione sulla banca pubblica degli investimenti che si sta aprendo, uno strumento che esiste in tutto il mondo, o lo stesso ritorno dell'IRI, cioè l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno, cioè noi chiediamo questo ritorno dell'IRI, qualcosa che nemmeno poteva fare l'IRI quando c'era, cioè alla fine ci stiamo orientando verso la ricostruzione di qualcosa che somiglia alla GEPI, all'EFIM, ma è esattamente quello di cui non abbiamo bisogno, cioè di avere uno strumento in cui ci mettiamo tutta l'imprenditoria decotta e operiamo, diciamo, salvataggi sociali per i quali abbiamo bisogno di altri strumenti. Il ritorno dello Stato dobbiamo farlo e agire su questo, esattamente sulle direttrici che ci hanno qui indicato Gasperin e Andrea Bianchi. E per fortuna un pensiero che ormai, diciamo, si fa sempre più robusto nell'economia, al punto che oggi non sapremmo dire qual è il mainstream nel pensiero economico su questi temi. E l'indirizzo accanto a questo della sostenibilità ambientale, dello sviluppo, che è decisivo, a me pare che debba guardare al compito storico, secondo me, della sinistra nel XXI secolo, e che somiglia molto però alla sua ispirazione originaria, su cui non mi dilungo ma lo dico come una battuta, cioè non rassegnarsi alla fine del lavoro, che è il tema nelle società avanzate, secondo me, decisivo, anche un rafforzamento del lavoro proprio per un rilancio poi dell'innovazione, della produttività nel sistema capitalistico, su cui dobbiamo riflettere, perché noi abbiamo una grande necessità di mobilitare risorse, investimenti per rilanciare lo sviluppo, ma oggi dobbiamo fare i conti, diciamo, con qualcosa che sta modificando profondamente le basi dello sviluppo e di come noi i cittadini, i lavoratori ne beneficiamo i prodotti oppure ne subiamo le conseguenze. Mi riferisco tutto al tema dei dati, dell'algoritmo, rispetto al quale, diciamo, c'è bisogno non solo di una regolazione in termini di trasparenza, che è un tema decisivo che anche, devo dire, le forze sindacali stanno cominciando a porre, qui c'è Vincenzo Colla, sulla possibilità di contrattare questo, ma anche in casi in cui afferisce alla dimensione della libertà, all'esercizio all'opinione pubblica, anche vere forme di pubblicizzazione. In questo mi è sembrato che il dibattito sul piano dell'innovazione che si è svolto sia nel Consiglio dei Ministri ma anche nella discussione politica che stiamo portando avanti in queste ore avrebbe invece bisogno di una prospettiva, diciamo, un po' più ampia di quella che abbiamo usato fin qui. C'è un problema sullo Stato che riguarda però, e questo è il punto su cui vorrei aggiungere un elemento di riflessione che magari svilupperete dopo, un tema di assetto, l'assetto dello Stato, perché noi facciamo una discussione un po' astratta sullo Stato quando poi invece dobbiamo vedere cos'è questo Stato, che cos'è stato il processo di decentramento, qui è andato via Francesco Boccia, ma è interessante fare con lui questa discussione, che cos'è stato il processo di decentramento che abbiamo messo in campo dagli anni 90 in poi, ha contribuito non solo a un progressivo smantellamento dello Stato, ma a una proliferazione di centri decisionali e di centri di spesa che ha moltiplicato gli spazi, diciamo, di spesa improduttiva a svantaggio invece della capacità di orientare e dirigere l'innovazione come invece si è sempre fatto. Ma voi ve lo immaginate, vi faccio un esempio plastico: Enrico Mattei a una conferenza di servizi,
Questa è la domanda che oggi ci dobbiamo porre, cioè se guardiamo allo Stato. Enrico Mattei ha una conferenza di servizi, ma questo non riguarda solo però come guardiamo lo Stato nel passato, riguarda oggi esattamente come affrontiamo, cioè Andrea Bianchi, il processo di decarbonizzazione con un sistema di competenze, non lo so, un settore energetico che è polverizzato tra le 20 regioni italiane. Questo è un tema che dobbiamo affrontare in maniera molto seria. Il percorso di autonomia, che per fortuna, grazie al lavoro che sta facendo Francesco, non ci porterà certo alla secessione. L'importante è che però non ci porti, diciamo, nella direzione opposta rispetto a quello di cui avremo bisogno oggi, che è la ricostruzione di uno Stato che sia strategico, innovatore, imprenditore, in qualche caso quando è necessario, come ci siamo detti più volte. Ed è un rischio che noi dobbiamo provare ad affrontare con la battaglia politica, o da un lato per mantenere questo coordinamento, ma anche per riprendere una sua dimensione territoriale. Ci sono oggi la dimensione territoriale, anche nelle disuguaglianze, è diventata centrale. In Italia non si riduce soltanto alla frattura storica tra nord e sud, ma si allarga per esempio al rapporto tra città, tra centri e periferie, città e campagne deindustrializzate, aree urbane, aree interne, dove il punto decisivo è proprio, diciamo, la presenza o l'assenza dello Stato, inteso nel senso più lato, della presenza o l'assenza delle istituzioni pubbliche in quei luoghi. Cioè il senso di abbandono, l'idea di non contare che esiste lì e che genera dei contraccolpi democratici fortissimi, che sono alla base oggi della lettura politica di fenomeni che vanno da Brexit all'ascesa di Trump, all'ascesa dei nazionalismi in mezzo a Europa e anche da noi in Italia, perché se guardiamo, diciamo, l'Appennino, che cosa è diventato, diciamo, non solo che si sgretola fisicamente, funestato da eventi naturali o innaturali, ma anche il suo spopolamento, eccetera. Guardiamo adesso con preoccupazione alle elezioni in Emilia Romagna, proprio su questa fascia appenninica. Beh, lì è anche una questione della dimensione territoriale dello Stato, di come si collega un rapporto tra governo centrale, autonomie locali, comuni, eccetera. Questo secondo me è un tema importante, perché poi le persone vogliono contare, perché lì devi mobilitare comunità nei processi di trasformazione che devi orientare e guidare con l'azione pubblica. E quella è la dimensione in cui dopo decenni in cui ci siamo detti che non c'erano più confini e non c'erano più identità, ci dobbiamo dire che ci siamo raccontati un mondo che non era vero, perché i confini vanno oltrepassati, per fortuna, in pace, in benessere, cosa che oggi non si fa, e le identità devono essere aperte, ma devono essere anche riconosciute e attivate e mobilitate. E infine, con chi lo costruisci questo Stato? Adesso non la faccio lunga, è un tema che io ho affrontato più volte, ma abbiamo la pubblica amministrazione più ridimensionata, vecchia, povera di risorse, di competenze, di mezza Europa, e questo si fa attraverso un'immissione massiccia di nuove generazioni e nuove competenze ben pagate, in grado di competere con gli attori privati dello sviluppo nelle istituzioni pubbliche, nello Stato. Per tutto questo c'è bisogno di pensiero, che è quello che ci manca, e la dicotomia, Gasperino l'ha accennato ed è molto giusto, abbiamo bisogno di un pensiero sullo Stato, perché la dicotomia non è più Stato-mercato, la dicotomia oggi è tra evoluzione di questo capitalismo e democrazia, e lo strumento della costruzione della democrazia è la statualità, non lo Stato nazionale, la statualità anche nella sua chiave europea, perché questa dell'arena sovranazionale, il ruolo dello Stato nelle arene sovranazionali è un tema decisivo, perché in quelle arene dominate dai giganti, non solo dai giganti privati, ma anche dalle grandi piattaforme che molto spesso sono Stato, a dispetto appunto dell'ideologia della fine dello Stato, oggi forse la statualità, la statualità democratica deve servire a portare in quella dimensione gli interessi di coloro che da soli non riescono ad arrivarci. E questo ce lo dobbiamo dire rivendicando la funzione progressiva dello Stato nei rapporti con diciamo, i ceti subalterni, quelli che non ce la
la fanno, quelli che non vivono la dimensione cosmopolita oggi. Questo è il nostro compito. Accanto a questo c'è tutto un tema di ricostruzione dello Stato per riguadagnare territorio rispetto alla corruzione, alle mafie. Io vorrei che, lo dico qui nella nostra discussione, che in questo rilancio dell'azione di governo inserissimo un tema fondamentale, che è quello decisivo oggi, non solo per fare la trasformazione e la nuova politica industriale, quindi il public procurement, ma anche tutto il tema degli appalti, dei subappalti, perché oggi molto spesso, diciamo, la primo veicolo, la prima fonte di svalutazione del lavoro sono le istituzioni pubbliche, perché se tu hai come strumento di il massimo ribasso, non stai facendo altro che, soprattutto in alcuni settori, di essere la principale agenzia di svalutazione del lavoro, e accanto a questo allarghi le maglie di penetrazione, diciamo, nelle istituzioni pubbliche, a quei settori criminali rispetto ai quali, diciamo, la tua attività deve essere provare a portare la lotta alle mafie, alla corruzione, fuori dal recinto dell'azione penale. Per tutto questo c'è bisogno di fare battaglia politica. La ricostruzione dello Stato oggi deve fare i conti con degli interessi che devi affrontare, tutte le cose di cui ci siamo detti, la conversione ecologica, le nuove politiche industriali, devono cambiare degli interessi in campo, e questo non avviene attraverso un processo irenico, senza conflitti. Questa è un'altra delle cose che forse dovremmo provare a mettere a fuoco anche nel nostro pensiero dello Stato, cioè le istituzioni non sono il luogo in cui certo devono trovare compromesso, deve essere il luogo della composizione degli interessi diversi, ma non può essere il luogo in cui si deve calmierare, diciamo, la pluralità, la dimensione conflittuale che c'è nella vita sociale, ma deve trovare la sua rappresentanza. In questo significa una cosa che diceva Alfredo, e su cui sono d'accordo: come organizziamo, come pensiamo le nostre leggi elettorali, per esempio, come arriviamo alle istituzioni. E un'altra cosa è come le forze progressiste organizzano la loro presenza lì, nella società e nelle istituzioni. Io penso su questo forse che dovremmo non rassegnarci, ma in qualche modo, diciamo, attrezzarci a una dimensione anche conflittuale, ma nel senso positivo del termine, costruttivo del termine, anche dell'azione di governo. Perché se vuoi muovere equilibri, cambiare equilibri esistenti, creare nuovi rapporti di forza per fare tutto quello di cui avete parlato voi, questa è una dimensione necessaria, rispetto alla quale forse un partito politico che è il mio, che sta subendo un processo di trasformazione, ma che è nato teorizzando la fine del conflitto, che non c'era più, cioè adesso abbiamo il conflitto tra capitale e capitale, figurati se non ce l'hai tra capitale e lavoro, e che fosse tutto unito in nome di una vaga innovazione le cui conseguenze sociali erano neutre, è poco attrezzato a farlo. Io penso che questo ci deve spingere a una riflessione comune, sia per organizzare la nostra presenza nella società, sia appunto per accendere, io questa cosa dell'anima l'ho detta all'inizio, poi è nato questo governo, ora non la dico più perché è diventato appunto un dibattito da preti, ma per accendere quel motore progressista anche nell'azione di governo, che è quello che forse può dare il senso della direzione di marcia verso cui stiamo andando.